Allora, è un pomeriggio molto fortunato perché abbiamo con noi un attore unico, ha una filmografia davvero, davvero straordinaria perché essere stati diretti da Bo Widerberg, ma anche da Steven Spielberg, da Milos Forman o Antoine Fuqua o da István Szabó o Gore Verbinski, da Terry Gilliam a Joss Whedon, da Lars von Trier a Ron Howard, e in più ha appena avuto un riconoscimento molto importante, il Golden Globe per migliore attore non protagonista per una serie, per la bellissima serie prodotta dall'HBO su Chernobyl, in cui lui fa un personaggio mitologico, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e capo dell'ufficio per il combustibile. È forse l'unico attore a riuscire in una cosa, l'unico attore contemporaneo, del cinema contemporaneo, a riuscire in una cosa impossibile, quello di mettere insieme due mondi che apparentemente non riescono a parlare, oggi molto meno che in passato, quello del cinema d'autore, anche quello del cinema d'autore più radicale. E invece i grandi successi di Hollywood, della Hollywood contemporanea. E in più ha questa qualità da grandissimo attore di dare una dimensione a tutti i suoi personaggi. E quindi quando c'è un film interpretato da lui, anche se la parte non è enorme in termini di minuti, di minutaggio, noi usciamo sempre col suo personaggio che ci accompagna per giorni. L'incontro verrà condotto da Jonathan Nossiter. Jonathan è qui come anche Stellan per presentare domani la prima mondiale dell'ultimo film, Le ultime parole, film selezionato dal Festival di Cannes. Sarà il primo film di Cannes a essere mostrato a un vero pubblico, e per questo il direttore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, verrà a Bologna per introdurre il film. Poi dobbiamo cominciare a incrociare le dita sperando che domani non piova. La cosa che ci rassicura è che i meteo sono concordi sul fatto che pioverà, esattamente come era ieri sera. L'incontro lo condurrà Jonathan, perché Jonathan ha già diretto Stellan 20 anni fa, con anche nello stesso film c'era anche Charlotte Rampling in Science Wonders and Wonders, e quindi c'è tra Jonathan e Stellan un'amicizia che dura da 2 decenni, e quindi questo incontro sarà come un incontro tra due persone che si conoscono molto bene, tra due artisti, e per rendere ancora più incredibile l'incontro a tradurli c'è la co-direttrice del festival, del Ci è ritrovato, Cecilia Cenciarelli. I don't know what he said, but I suppose it was nice. Ma qualcuno sta traducendo fuori sarò campo? io. Questo non è acceso. I don't want to hear it. It's the chuchotage is not possible during COVID, so I hope in the good heart of Jonathan, who I don't have a translated you, good heart. Gianluca gave a general introduction of your career, highlighting how incredibly No, I diverse. meant would you translate Stellan's remark in Italian? So, I was translating for him as great, Gianluca was okay, speaking. Ma va bene, lasciamo. No, pensavo che traducesse quello che ha detto lui, ma non importa. quello che ha detto lui adesso, dice Sì, non ho non. capito niente, ma immagino che fossero tutte cose molto positive. I'll do it in English e tu traduci. Sì, Sì. puoi fare pensieri lunghi, non ti devi fermare. Buonasera, Stellan. See, it's this look that's always scared me. I don't know if you could see it. Dice, questo è lo sguardo che mi mette sempre paura, non so se riuscite a vederlo da lì. Because one of the things that terrorizes me the most, but is also the reason why it's worth making films,
is when someone looks at you in a way which is real, that makes you be very careful not to lie. Una delle cose più importanti nel fare regista è che quando qualcuno ti guarda così devi essere sicuro di non dire bugie, di essere autentico. Stellan, is that something that you think about as an actor? You mean not lying? Yeah, well, that's actually what it's, to me, what it's all about, never lie. I have 4 or 5 kids that are actors now. I don't give them any advice. I've given them 2 advice, and that is be nice and be on time. And then I've also said, don't lie. Jonathan ha chiesto cosa ne pensi. Pensi che sia vero rispetto alle bugie, all'essere onesti? E lui ha risposto che ha 4 o 5 figli, non ama dare molti consigli, gli ha dato sempre solo un paio. 4 o 5 figli attori? 4 figli, ne ha 8 figli. Ne ha 8, sì. 4 o 5 figli attori. Non gli ha dato mai molti consigli. Le 2 cose che gli ha sempre detto è sii puntuale, sii gentile e non mentire. Beh, e soprattutto per me, perché non so se voi avete visto il suo sguardo, ma il suo sguardo è proprio questo. Notate? Cioè, questo sguardo fa paura. Io come regista guardo quello e sono in panico. I really wish I spoke Italian better. I don't know what you say. No, I'm telling them in Italian what I said to you. Okay, good. This gets, I think, Stellan, to the heart of maybe the biggest misconception, I think, of what an actor actually does. And I remember a story you told me about your first day on a set, I think, with Bo Widerberg. I'm listening. Sì, credo che questo sia forse la base di uno dei più grandi fraintendimenti circa cosa sia il mestiere dell'attore. Mi sembra che una volta tu me ne abbia parlato rispetto a quando hai lavorato con Bo Widerberg. You were 18? No, how old were you? 30. Sorry? 30, I think. Oh, so it wasn't your first film? No, it was my first film. First film was a film called Strandhugg in summer. It was supposed to be a sort of 60s, 70s, half pornographic, romantic comedy. It was neither funny nor pornographic enough to be appreciated. Dice, quanti anni avevi quando hai interpretato quel ruolo? 17? Dice, no, ne avevo 30. Il mio primo ruolo è stato un altro, si chiamava... credo che la traduzione letterale fosse Bridge Breaking the Summer, quindi era una sorta di soft porn, non proprio, ambientato tra gli anni 60 e 70, e quella è stata la mia prima esperienza. Well, I also said it was supposed to be funny, and it wasn't funny, and it wasn't sexy. Doveva essere comico, non era comico, ma non era neanche sexy. So, to get to your experience with Bo Widerberg, Didn't he take you aside on the first day of the shoot? I remember this story. Well, I can tell you the story, so I don't have to correct you on it. Bo Widerberg, who is... I had done a lot of films when I worked with him the first time, but he taught me more about filmmaking than any other director. Ho fatto molti film veramente con molti diversi registi, ma lui è quello che forse mi ha insegnato di più del mestiere dell'attore di tutti gli altri. We met, and there were some really good actors in me and him, and he said to us all, I know you know how to do this, but I don't want to see your fucking tools. I want you to be just as good as the amateurs that I'm going to have in the film. Quando siamo andati sul set, c'erano molti attori, ci ha fatto sedere e ci ha detto, io so che sapete come fare questo mestiere, ma voglio vedere quanto lo sapete fare bene. And I understood exactly what he meant. Because unlike theater, film is not based on technique as much. An amateur can, on screen, be much better than a professional actor, if it's the right amateur in the right role and handled right. Sì, perché al cinema, a differenza che al teatro, si può non essere professionisti ed essere ancora
migliori nel lavoro, nel mestiere, se si capisce esattamente cosa si deve fare, cosa si deve dare a quella parte, se si è il giusto non professionista al momento giusto. Because the camera sees the technique, and hiding your technique is really, really difficult. And I'm really technically skilled, and I do my best to destroy my technique in front of the camera and just live in front of the camera. Of course, I have help of my technique in many ways, but the essence, the thing that is important in front of the camera, is that I'm actually there, and it happens this second for the first time. Sì, perché la macchina da presa sente, percepisce la tecnica di un attore, quindi in realtà la grande fatica è proprio quella di dissimulare, di nascondere questa tecnica. Ovviamente noi siamo attori professionisti, quindi l'abbiamo sviluppata negli anni, ma l'essenza della recitazione è che la macchina da presa colga che si è lì e che si è lì in quel momento. It was that story, right? You told it in a different way 20 years ago, but it was that idea. Dice, era questa la storia che mi chiedevi, ma l'hai raccontata in modo un po' diverso 20 anni fa, comunque più o meno l'idea era quella. Did I miss something good? No, you told it better this time. Of course it could be my bad memory. But so when your training started first in theater, right? Well, I'm not really trained. I started in amateur theater, and then I did a TV series when I was 16 years old, and we only had one channel in Sweden at that time, so I became very famous instantly. And then at the same time, I worked in the theater in small roles, and I didn't go to drama school, but I worked in the Royal Dramatic Theater in Stockholm for 16 years, starting with small roles, and then I stole as much as I could from the more talented and more experienced actors, and then I put all this together so they couldn't trace what I've stolen. And then eventually I learned more and more of the profession. Sì, io vengo dal teatro, ho iniziato con il teatro, con un gruppo di teatro non professionisti. A 16 anni ho girato la mia prima serie TV. All'epoca in Svezia c'era solo un canale, quindi era molto semplice diventare molto famosi. E poi non ho studiato teatro, ma ho lavorato con la Royal Dramatic Theatre, quindi il teatro nazionale di Stoccolma. E lì ho interpretato parti prima piccole e poi più grandi, cercando sempre di rubare il più possibile dagli attori con più esperienza, con dei ruoli più forti, cercando sempre di cancellare le mie tracce man mano che rubavo, così che non potessero vedere cosa avevo sottratto dalla loro esperienza. Stan, at a certain point you worked with Bergman, yes? Yeah, I worked with him twice. Chiede se ha lavorato con Bergman, dice sì, ho lavorato con lui due volte. And you had a lot of fun? I think he's a great artist, a fantastic artist, an incredible filmmaker. I don't like him as a person. Credo che sia stato un grandissimo artista, un grandissimo maestro e cineasta, ma come persona non mi è piaciuto particolarmente. But I'm not going to cancel him. I still think he should do films if he wasn't dead. Ma credo comunque che avrebbe dovuto continuare a realizzare dei film se non fosse passato a miglior vita. Ma e soprattutto ha detto che non andrebbe a cancellarlo, anche se non gli piace come essere umano. E andrebbe a cancellarlo dalla storia del cinema. Ma visto la cultura in cui viviamo, mi sembra un commentario molto importante, di convivere con le idee che ci dispiacciono e non cancellare. Stan, specifically, was there a way that he worked with you as an actor that was uncomfortable? No, it wasn't uncomfortable. I mean, he was a great director and was great with actors. What was uncomfortable was the fear that he spread on the... I worked with him in theater first. No, I worked with him first on television and then in theater. But the fear on the set, all actors were there half an hour before they had to be there because they were so afraid. And then, like 5 minutes before, he was very punctual, like me. And he came like 5 minutes before you started, and everybody, and then he said some stupid joke, and everybody were laughing their heads off. Oh, Ingmar! Oh, and it was horrifying because you could see the sort of the panic in them.
And that fear came out of his way of executing power, because he had enormous power in Sweden. And he ended careers and he destroyed lives. And he sort of brought some people to stardom. He could do anything with anybody. But he was not a very pleasant man. He was a Nazi. He's the only man I know that actually cried when Hitler died. He still shouldn't be canceled. He should still have done his films. And he, of course, regretted that, crying for Hitler. But there was something in the authoritarian idea that he loved as a young man that sort of was a part of his personality, I think. E Jonathan gli ha chiesto, ma era difficile lavorare con lui? Era difficile il modo con cui dirigeva gli attori. Lui dice, no, ho lavorato con lui prima in TV e poi al teatro, ma la cosa che era davvero difficile era questo senso di grande paura. Arrivavano tutti sul set o a teatro mezz'ora prima, lui arrivava 5 minuti prima, era molto puntuale come lo sono io, e iniziava a fare degli scherzi, a dire delle battute, delle barzellette tremende che non facevano assolutamente ridere, tutti ridevano a crepapelle. Questa cosa era orrenda, perché era palpabile questo senso di panico, e il senso di panico e di paura era dovuto al modo in cui esercitava il suo potere. Ha distrutto molte carriere, ha distrutto molte vite, ha anche innalzato molti attori a livello di star, ma comunque non mi piaceva affatto. Lui è stato uno dei pochi o l'unico che ha pianto quando è morto Hitler, e comunque non credo che dovrebbe essere cancellato dalla storia del cinema. Aveva un'idea di autorità, autoritarismo, che credo fosse proprio parte della sua personalità. That's interesting, Sam, because it brings up the question of what is authority on a film set? Is there the need for a power? And do you think that your work as an actor is conditioned by the power relationship to a director? And can you work without that? That's very interesting, because power can be very, I mean, power, you need, if you're not talking about the industrial production of sort of entertainment films from Hollywood, but talking about art films, about films that are oeuvres, that are created by an artist, then they have to come out of one person. Quindi Jonathan gli ha chiesto, quindi questo ci porta a una questione molto centrale, cioè cos'è l'autorità sul set? C'è bisogno di potere? Quanto è influenzato il tuo lavoro di attore da una relazione di potere, e credi di poter lavorare in un rapporto di potere? E lui dice, se non parliamo di cinema commerciale, quindi di grandi produzioni, ma parliamo di cinema d'autore, della creazione di un artista, allora quest'opera deve venire fuori, deve appartenere a una persona. And that person is the director. Quella persona è il regista. As an actor, I mean, I've worked with several first-time directors, and I made about 100 films. I know how to make a film. I know the technique, I know how to cut, I know everything about what's going on the set. And it's my job never to use that knowledge to press down a first-time director. Io ho lavorato con molti registi alla loro opera prima, ho girato più di 100 film, quindi immaginate che conosco il lavoro del regista, conosco il lavoro del montaggio, dell'inquadratura, ma è molto importante per me non mettere pressione sul regista, anche sul regista alle prime armi, con i miei consigli, con il mio punto di vista. Because some actors try to take over the set, and that destroys it all because they are not making the film. It has to be the director's film, and the only thing you can do, you can put a lot of ideas on the table in front of the director, you can come up with a lot of suggestions, but it has to be the director's decision. E ci sono molti attori, molti grandi attori che cercano e finiscono per controllare il set, e questo distrugge il regista. Quello che noi possiamo fare è portare all'attenzione del regista molte idee, molti suggerimenti, ma alla fine deve essere comunque una sua scelta, la sua opera. But the power of the director, when you talk about the power, formal power is nothing.
I cannot respect someone who is an authority because they have three stars on the shoulder, or because they happen to be the director, or they happen to be my teacher in school. If they don't if they haven't earned that respect. Ma il potere da un punto di vista formale non può essere associato con il rispetto, quindi io non posso rispettare un'autorità solamente perché ha delle decorazioni sulla giacca, perché è il regista, perché è il mio insegnante. Bisogna guadagnarsi quel rispetto e quindi guadagnarsi quell'autorità. Which means that I don't follow the directions of the director because he's the boss. I follow the director's direction because it's his film and hopefully he will make it very good. But Stellan, I mean, scusi. Niente. Non seguo, non rispetto il regista perché è il mio capo, ma perché spero che abbia una visione che possa portare fin da qualche parte e che alla fine ci sia un buon risultato finale. Well, it's funny that you say that, and also what you were saying before about about it's the film of the director. Because I think there's been an inflation, and I say this as a director, and a director who makes very personal films, I think there's been an obnoxious inflation of the value and the cult of personality around the film d'auteur. I'm going to let her translate and I'll continue. Credo che ci sia stata un'inflazione, quindi una sopravvalutazione del ruolo del regista, quindi attorno al culto del regista d'autore. There's no question that as a director, you invest yourself completely in every aspect of the film. You put your life on the line. You try to anyway. But it's absolutely not interesting to make a film, which is fundamentally a collaborative medium, unless there's a discovery. And one of the things that I've learned from you, having, you know, since we've worked twice, but over the course of 20 years, so it's been a, you know, there's been a nice arc. Thank you. Is that discovery is possible when there's a form of democracy. And where you evacuate the idea of a hierarchy. I totally agree, but that is the process of making the film. Should you translate, Jonathan? Dice, molto interessante questa cosa. È chiaro che il regista si investe completamente, si dà completamente per la realizzazione del suo film, ma credo che il cinema sia un mezzo inerentemente fatto di collaborazione e di condivisione, e per me è interessante fare un film solo se c'è un momento di scoperta, e questo l'ho imparato da te, avendo lavorato con te anche a 20 anni di distanza, e credo che questa scoperta sia possibile solo se c'è un contesto, una situazione democratica, quindi solo se si cancella l'idea di gerarchia. But when I watch a film, I want to see a film that comes from one director, that I can, when I see the film, I see this is made by Visconti, this is made by Bergman. I can see that when I watch the film, but that has got nothing to do. I'll come to the process, but. Without that, it becomes like generic television, where you have different directors for each episode, and you don't know who's directing, and it doesn't matter who's directing, because he only puts up the camera. But the process of making the film, the director should be in charge. But how he is in charge is another thing. Because if he wants life from the actors, he got to give them space. He has to listen to every department. He's got the best scenographer, and the scenographer might be better scenographer than he is. He's got to listen to everybody. And in the end, he has control. Like Lars von Trier, the five first films he did, he tried to control everything. And they were technically fantastic and substantially meaningless because there was no life in them. And that made him come up with a dogma idea, which meant take away my tools, my control tools, for fuck's sake. Because he knew that he will eventually control it in the end anyway, in the editing. So then he let everybody do what they wanted.
as long as he felt that he got material enough, and then he fixed it in the editing. And suddenly, life came into his films. He got performances like, if you think of Breaking the Waves, which was my first film with him, it was a melodramatic superconstruction. It was the Raiders of the Lost Ark, but in melodrama. And if you would have filmed it in a conventional way and really sort of blocked the scenes and figured everything out, it would have had a totally thought through, ice cold, intellectual, mental horror over it all. But instead he let the actors become so alive in front of the camera that you didn't see the structure. And when you have Emily Watson in front of the camera, you suddenly don't see that it is very, very written. And so that is in the process, Jonathan, I mean, that you have to be open. You have to know, but I'm not making film with you because I want to see anybody could do it. It's just because I want to see a film by you. Big mistake. Yeah, I know, but still. Sì, quando vedo un film d'autore, perché voglio vedere un film di Visconti, un film di Bergman, e ha detto poi in chiusura, quando vedo un film di Nossiter, di Jonathan, voglio vedere un film tuo. E lui ha detto, grande errore. E altrimenti si tratta solo di televisione generica, dove di fatto i registi, gli operatori sono poi intercambiabili, non ha molto importanza chi sia dietro la macchina da presa. Quindi sicuramente io credo sicuramente che il regista sia quello che deve avere il controllo, ma è poi nel processo della creazione di un film che si stabilisce come avviene questo controllo. La prima cosa importante è che il copione, la sceneggiatura deve prendere vita, e per avere vita bisogna avere spazio. Gli interpreti, gli attori devono avere spazio e il regista deve ascoltare tutti, deve essere lui a decidere, ma deve ascoltare tutti. Possono venire delle idee brillanti dal suo scenografo, da un altro collaboratore. Ad esempio Lars von Trier ha realizzato i primi cinque film di Lars von Trier, erano tecnicamente fantastici, ma fondamentalmente senza alcun senso. Poi si è inventato il dogma, che è stato un modo per lasciare andare, sapendo che comunque questo controllo l'avrebbe esercitato in fase di montaggio, e quindi in un certo senso ha invitato gli altri a togliergli questi strumenti di controllo. Toglietemi tutto quello tutti gli strumenti che mi fanno tenere il controllo in questo modo. Quindi la cosa a cui badava di più a quel punto era che avesse abbastanza materiale poi da portare al montaggio. C'è così tanta vita nei suoi film. Le Onde del Destino, che è il primo film che ho girato con lui, è un melodramma, e dalla struttura era un film talmente strutturato nella sua costruzione, nella sua struttura, che potrebbe essere un melodramma alla Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta. Cioè era un film molto scritto e molto strutturale, poteva diventare un film freddo, un film molto mentale, ma lui ha lasciato estrema libertà agli attori di inventarsi, di leggere il copione, di leggere quello che c'era attraverso le righe, e in questo modo la vita è stata pian piano soffiata in queste interpretazioni e ha cancellato questa struttura così forte, ma in realtà era un film molto molto scritto. Quindi sono d'accordo, ma è nel processo che poi occorre trovare il giusto equilibrio, e bisogna essere sempre aperti. That was better than what I said. Much, much, much. More synthetic, too. Mi sa che sarebbe il buon momento di mostrare un pezzo di Breaking the Waves, no? Possiamo? Gianluca? Okay. So we'll show a little clip from Breaking the Waves since you mentioned it. If that's okay with you. Yeah. I'm not sure which one. I hope it's a happy one. Spera che sia il brano felice del film. Chissà che cosa, un minuto. Ce ne sono moltissime. Thank you.
because love cannot keep me alive. But I can hardly remember what it's like to make love. And if I forget that, then I'll die. Remember when I thrown you from the rig? We made love without being together. Do you want me to talk to you like that again? I'd love to. Yes. I want you to find a man to make love to. And then come back here and tell me about it. It will feel like you and me being together again. And that will keep you alive. I can't. This morning when I told you to get a lover, it wasn't for your sake, it was for my sake. Because I don't want to die. I'm afraid. You understand? Yes. It will be you and me, Bess. Do it for me. I can't. Please. That's a scene that was extremely misinterpreted in the United States because they take everything literally. Which means that, as he said, I asked you to get a lover earlier this morning. They didn't even hear that. They just heard what he said. So they thought it was for him. They didn't understand that he did it because he wanted her to get away from him and get on with her life. So, but it's an interesting scene. I haven't seen it in a few years. Stan, you know, just watching it now, what struck me, and it's one thing to be able to act when you can stand up and move around and use your arms and change. It's a whole nother challenge when your character is absolutely immobile and you have only your expression, yeah? Yeah, but sometimes you stand and don't move also. It's not that... Was that not a greater challenge? No, that's not. The challenge is to having to lie there all day and wondering how the fuck are they gonna, how is he gonna place the camera so he gets into the eyes, so he sees what I'm thinking. As you know, that's it's more stuff like that, because what goes on inside you is, doesn't matter if you stand or sit really. Sì, Jonathan diceva, adesso rivedendo questa scena ho pensato che una cosa è stare in piedi, avere uno spazio nel quale recitare col proprio corpo, muoversi, una cosa è essere lì immobile, riuscire a recitare, deve essere una grande sfida. Lui dice, ma no, non è poi tanto diverso, a volte si recita ma non si dice niente col corpo, non si fa niente comunque. La cosa più difficile è stare lì distesi a mentire per un sacco di ore e pensare dove metterà la macchina da presa, come farà a vedere quello che sto pensando, a guardare dentro il mio cervello. In fact, Stellan, one of the biggest things that of the many, many things that I've learned working with you, that I learned 20 years ago when we first did a film together and 2 years ago, was the most important choice for the director, of course, is where you put the camera, but you helped me understand the most important thing was how much do you get inside the eyes of the actor? And that should be the starting point. Dice, tra le molte cose che ho imparato da te 20 anni fa e anche adesso quando abbiamo girato l'ultimo film insieme, Last Words 2 anni fa, è che sì, è importante dove piazzi la tua macchina da presa, ma la cosa più importante è come fare a guardare e a far trapelare il potere degli occhi dell'attore. Yeah, it's traditionally television is... The storytelling is all
in the text, what people are saying in the dialogue. And that is because then it doesn't matter who plays, who directs, or how you shoot it. The audience will get it. And also, the audience can do popcorn at the same time and listen to it. And they can change diapers while they're watching the film. Start with that. Sì, diciamo, nella televisione tradizionale è tutto molto molto scritto, c'è molto testo, molto dettagliato. Questo perché, come dicevo prima, non ha molta importanza poi alla fine chi diriga, chi interpreti, è tutto un po' intercambiabile. Anche il pubblico a casa può cambiare dei pannolini, può farsi la cena mentre guarda, quindi. But cinema, real cinema, has at least since the neorealists and the Nouvelle Vogue has found another language, which is the cinematic language, and you can't do your dishes at the same time because the image talks. And that is one way of communicating. But there's also the communication with the audience that is through the actors that you identify with, or you wonder what they're thinking, what's going on with them. And you have to know, when is it important what happens between those two people or what happens inside that person? Maybe not when he's talking, when he's listening. And to see that, you've got to have the camera here. Sometimes you can have a David Caspar Friedrich image that says a lot with two small people in a gigantic landscape, but you've got to know what you're doing. Erland Josephson, who did several films with Ingmar Bergman, he was asked once by István Szabó, the Hungarian director, was asked, how come that you're so good in Ingmar's films and so bad in other films? They said to him, István said to him. And Erland said, well, it's the difference between camera there and camera there. Because the camera is fantastic in seeing what's going on in the eye. And there's nothing more interesting for people than other people. And when we see people, we are searching for their eyes to see what they're thinking, to see if they're lying, to see if they're comfortable, to see if they love us. And then you better see them. E poi c'è il cinema d'autore, come il cinema realista, la Nouvelle Vague, che ci ha insegnato che non si possono fare tante cose quando delle immagini ti parlano, si può fare solo quello ed è guardare le immagini, ma ci sono altri modi di comunicare, per esempio comunicare attraverso gli attori, attori nei quali ci si identifica, nel quale il pubblico pensa chissà cosa sta pensando, cosa succede, o il processo che avviene nel momento in cui si stabilisce una relazione tra i due attori o tra i due personaggi. Magari il momento più importante non è quando uno di questi attori parla, ma quando ascolta. Quindi questo è molto, si può comunicare in molti modi, si può comunicare con una panoramica, quindi con un piano enorme, con due attori al centro, e comunque si trova il modo di comunicare. Il grande regista Szabó ha chiesto a uno degli attori leggendari di Bergman, di cui ho perso il nome, Erland Josephs, ma come mai quando giri i film con Bergman sei così bravo e con tutti gli altri invece no? E lui ha detto, perché è una questione di dove mettere la macchina da presa, c'è chi la mette qui, c'è chi la mette qui, e gli occhi dell'attore sono la cosa più importante, perché la cosa che ci interessa di più è guardare negli occhi degli altri, perché la cosa che ci interessa di più come umani è guardare dentro gli altri umani, e quindi è importante vedere quello che questi occhi pensano, se ci amano, se ci odiano e cosa provano. In fact, Stellan, what's so interesting, and also in a way doesn't contradict, but it modifies what you were saying before for me about the role of the director and the actor. And because I think you're being overly generous to a director, which you aren't normally, I'm joking. and you're selling a true actor, a great actor, short. In my experience working with you, working with Charlotte, there's something much deeper that happens.
Ti lascio tradurre questo e continuo. Io credo che in questo momento tu sia molto generoso perché stai forse sovrastimando un po' il ruolo del regista, forse sei un po' troppo generoso con i registi, ma io credo, e questo punto l'ho imparato girando con te e con Charlotte Rampling, che ci sia qualcosa di molto più profondo che accade e che il ruolo dell'attore sia molto più importante di come stiamo dicendo. For instance, when you were saying now about sometimes the most important thing that you can show is the space between a thought or the thought rather than the action or a moment before action. Per esempio, quando dici che la cosa più importante è quello spazio tra i pensieri o tra le parole o tra le azioni. It's entirely thanks to you that for me the most beautiful moment in the film we've just made together, Last Words, even exists. I kind of lost the last part. Mi traduco. No, dicevo che è grazie a lui che c'è il momento per me più bello del film, che non dico che è un film bello per carità, però è il momento del film che mi commuove di più. Esiste grazie a lui. It's when you said to me, before you have your big action scene, which I'm not going to say in case anyone wants to see it. You said to me when you read a middle draft of the script, you said, Jonathan, do you think it would be good if we give a moment just to see what the character is thinking without dialogue? E quando abbiamo letto assieme una delle versioni intermedie, diciamo, della sceneggiatura, tu mi hai detto, prima di girare una grande scena di cui non svelerò adesso il contenuto perché il film dovete vederlo, mi hai detto, ma cosa pensi se diamo un attimo di sospensione, un attimo di spazio per far capire cosa, far immaginare cosa sta pensando questo attore, questo, sì, questo personaggio. And from that one comment came one line in the screenplay that now is 5 minutes in the film. I mean, I'm exaggerating, maybe 3 minutes in the film. E da questo suggerimento è nata una battuta che adesso è dura più o meno 3 minuti nel film. In which we follow you, and you as an actor led me to keep on exploring new things, to film you, developing thoughts that are never expressed. They're all done through your actions and your eyes without dialogue. And it created a whole scene just out of one reflection of yours as an actor. E quindi sei stato tu, è stato grazie a te a questo suggerimento che io ho capito che dovevo seguire questo personaggio in silenzio e esplorarlo attraverso le sue azioni, attraverso il suo sguardo, ma senza dire niente. Quindi è grazie a te a questo suggerimento che questa scena ha guadagnato il suo respiro. I'm really not fond of dialogue in film. And it's not only because I'm lazy and I want to learn the words. Cioè, ma io non vado pazzo per i dialoghi nei film, non è solo perché sono pigro e magari non ho voglia di imparare le battute. But if you see something on television that is really bad, then you see that they always cut to the person talking, as if you couldn't hear it without seeing them. But the thing that is, to me, as an actor, what's important is not what you say, it is why you say it. What's important is what happens within the character. And that happens within the character when someone else is talking, or right before you say something, it builds up in you and out comes something, right? And the build-up or the turning point inside the person is much more interesting than when he finally says, could I have coffee instead of tea? Sì, tornando alla televisione molto spesso vedete questi campi, controcampi, quando due personaggi parlano come se dalle loro voci, senza mostrare i loro volti, non si capisse che stanno parlando, come se non fosse sufficiente. Ma secondo me non è molto importante cosa si dice in un film, ma perché. E quindi cosa accade all'interno di un personaggio, magari cosa accade proprio nel momento prima che dica la sua battuta, o in quello che accade tra due personaggi e quello che è il loro rapporto sul set. E poi questa è forse la cosa più importante, prima che dica la sua battuta vorrei del caffè, non del tè. Because the truth is, in real life it's like that too, isn't it?
Yeah, I mean, you better watch people when they're talking to see what they're thinking, and you better watch them when they're not talking. Se è così anche nella vita reale, se è molto, ci conviene a tutti guardare bene e capire bene che abbiamo davanti quando non parlano e quando parlano. No, but we are like any other animal. We communicate with so many things that are much more direct than words. I saw Baryshnikov dance as an old man, and it was not a dramatic scene or anything, but I started crying suddenly, and I didn't understand why. But it was because he communicated with his body so much to me that I couldn't put words on even, and I was overwhelmed by it. And we have just a little position in how you sit, how you look, when you look away, when you look up, all those things communicate on a non-verbal level and a much stronger level usually than words do. Dice sì, perché noi in realtà abbiamo molti modi di comunicare, siamo degli animali, dopotutto abbiamo tutta una gamma espressiva per comunicare con gli altri. Ho visto Baryshnikov ballare, era già avanti nell'età, non stava facendo niente di straordinario sul palco, ma il suo modo di comunicare con il corpo mi ha emozionato talmente tanto che ho pianto, mi ha veramente stravolto di emozione, perché noi possiamo comunicare in maniera non verbale in un modo potentissimo. Come nel cinema muto. Sì, silent cinema. Mm. So I remember, Stan, when we did our first film 20 years ago, and I was very, very young, and I remember I called you up about a month before you were supposed to come to Athens where we made the film, and we had a great talk, and then I destroyed it in the middle, and I told you that I'd been preparing for so many months that I had books this thick of every location, I'd worked out every shot and every angle, and I felt so proud that I was letting you know that I was such a well-prepared director, and there was a deadly silence on the phone, and then you said, Jonathan, you've already suffocated me. Throw everything away. E mi ricordo quando abbiamo lavorato assieme al primo film, ti ho chiamato tipo un mese prima, abbiamo parlato molto, poi volevo che tu sapessi quanto mi ero preparato bene, quindi che avevo già fatto tutti gli storyboard, pensato ad ogni angolazione della mia macchina da presa, che avevo studiato le location, e poi c'è stato un silenzio e tu mi hai detto, hai già soffocato tutto, hai già soffocato il film, butta via tutto. Yeah, but it's, the problem was that it was delayed, so you had several months alone in Athens, and you couldn't stop working, right? If we would have started early, it wouldn't have happened. But the problem you always have to prepare very well. You have to know everything, and you have to know where you're going, and you have to think about everything 1,000 times. But you cannot lock it in, because you get to a set, and things start to happen between people on the set, and suddenly it comes alive. Or, as Lars von Trier did with his first 5 films, you decide how it should be and you kill it. It doesn't mean that you should manically improvise on set. I'm really bad at improvising, but it is that what happened, you can't even, not even the best director can imagine what's going to happen when 2 actors meet on the set. And what magic can come out of it and what disaster can come out of it. But don't lock it before you've seen it. That's why, I like when I work with directors, I often ask them to, can we meet in the morning before we go to makeup and block the scene and rehearse the scene, not to decide what to do, but just to see how we move in the room so the director gets and sees something that gives him ideas of how to shoot it. Instead of saying, put the camera here, and put the actors there, you know? Um,
Sì, la cosa è che sicuramente bisogna prepararsi benissimo, bisogna pensare mille volte a cosa si sta facendo, quindi la parte della preparazione è importantissima, ma la cosa ancora più importante è non imprigionare il film ancora prima che accada, ancora prima che nasca, perché nessuno può immaginare quello che accade tra due esseri umani, tra due attori, quando poi si incontrano, ed è quella l'essenza della scena e della recitazione, può essere una magia o può essere un disastro. I didn't quite get if you like when a filmmaker says to you that he liked to go in the morning on the set to lock on the scene, or you don't like that. Forgive me. I didn't quite understand if you like that a filmmaker asks you to go on the set so he can place the camera, or you don't like that kind of process. No, I don't like that. The thing is that you should investigate the scene together with the actors in the morning, so you see suddenly things happen that you want to photograph. You can't decide before it happens where you should put the camera, unless it's the camera movement or the image itself that is important. But when it's a scene between two people, there's too much life to shoot between them, and it you cannot decide that in advance. Sì, molti registi amano al mattino, prima del trucco, andare sul set con gli attori e farli stare sul set affinché gli vengano, decidano, possano decidere dove è meglio mettere la macchina da presa. Secondo me è molto difficile prevedere, quindi a meno che non si tratti di particolari inquadrature o particolari momenti che vanno deciso prima, ma è molto difficile immaginare o decidere di filmare in un certo modo prima che quella relazione tra gli attori accada e accada lì dal vivo in quel momento. But I'll be circular. I go back to Bo Widerberg and why we should retell the story. Why we should be as good as the amateurs. The hard thing in film, unlike theater. Theater, you are in the same room as living people. You can smell them even sometimes, the actors. And you can play very stylized theater, and you can pretend this is a castle, and you can walk and play biomechanical theater, and it's still interesting because there's live people in the room. But in cinema, it's a two-dimensional flat screen. That it's much more difficult because you've got to have real life, and the camera sees real life. The camera exposes real life. That is why amateurs are so good if you use them well. And actors that come in very well prepared right from the theater and do everything perfect are dead, because it's perfect and life isn't perfect. Sì, tornando all'inizio di questa conversazione a Bo Widerberg, a teatro sei con degli altri esseri viventi e condividi con loro lo stesso spazio, li puoi annusare, puoi far finta che questo sia un castello, puoi camminare in un modo strambo, ma il cinema è fondamentalmente bidimensionale e quindi è ancora più difficile tirare fuori la vita vera, e la macchina da presa vede la vita vera, non può ingannare la macchina da presa, e quindi per questo è molto bello, è molto importante, e a volte è preziosissimo lavorare con attori non professionisti, perché se si va sul set e si è preparatissimi e si crede di essere perfetti e si va per fare un'interpretazione perfetta, sicuramente la vita emerge in una maniera molto diversa, perché la vita non è perfetta e quindi non è la perfezione che si cerca. In fact, Stan, when you talk about this, it reminds me of Arthur Penn, the great director of Bonnie and Clyde, who said to me that for him to go after something, to get a deep, real emotion out of himself or out of an actor, he had to try and find what was most uncomfortable. Ti lascio tradurre. Il grande regista, il grande maestro Arthur Penn, che ha diretto Bonnie and Clyde tra i vari altri film, mi ha detto che per cercare di raggiungere uno stato emotivo profondo, quindi qualcosa di molto profondo emotivamente per sé o per gli attori, doveva metterli e mettersi sempre nella condizione più scomoda. And when you think about the different films that you've done, do you remember the moment of greatest discomfort for you? And did that produce something that you consider of value?
E ripensando a tutti i film diversi, diversissimi che hai interpretato, ti ricordi una delle condizioni più scomode in cui ti sei trovato e ti ricordi se questo trovarti in una situazione del genere ti ha dato qualcosa, ha fatto accadere qualcosa? I don't have to look for discomfort. I always feel discomfort. Dice, io non devo essere messo in una condizione di scomodità. Mi sento sempre così perennemente. I have a constant fight against my panic and my fear, because I know that panic and fear is the worst thing you can have in front of the camera because it blocks everything. You have to be free there. So it's constantly uncomfortable. Ma io sono in una battaglia, in una lotta interiore costante con il panico, con la paura davanti alla macchina da presa, e so che devo dominare questa sensazione, perché per essere liberi davanti alla macchina da presa non si può aver paura, però è una condizione nella quale mi trovo sempre. But sometimes you have to fuck up your performance a little to bring life to it. Sì, ma a volte devi proprio stravolgere la tua interpretazione per tirare fuori l'essenza dell'interpretazione, la vita, l'istinto, lo spirito vitale. If you do 10 takes of a scene and you do them exactly the same with precision and everything, and it's beautiful each time, but you can be sure it's dead. Se giri 10 ciak di una scena sempre con grandissima precisione, con tecnicismo, a volte ti accorgi che in realtà questa interpretazione è morta. So then between two takes you just move a chair a little so it's on your in your way when you're crossing the room. Ma a volte durante uno di questi ciak provi a muovere una sedia e metterla in mezzo al tuo passaggio, così che quando tu entri in scena ci sia qualcosa di diverso, qualcosa di un po' più scomodo. And you have to move in a different way, and suddenly you say the line in a different way, and to your surprise there was life. E questo ti porta a dover spostare la sedia, quindi a muoverti in un modo un po' diverso, e improvvisamente scopri di aver trovato la vita dell'interpretazione. I worked with Robert De Niro on a film, and he, do you remember the scene from Taxi Driver where he's looking at the mirror and saying, talking to me, you're talking to me, talking to me, and repeating the same lines over and over and over again. I do that too, and he does that too during takes. Because, I mean, when the camera is only on him, so they can cut, then sometimes he says the same line rapidly, 5 times in a row, but ding, 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 sort of attacking it from different angle, just to rock the line and to come up with something that isn't thought out, that is new. And it works. It has worked for him. Ho girato un film con Robert De Niro, Ronin, e De Niro fa una cosa, sicuramente vi ricordate la scena famosissima in Taxi Driver in cui il protagonista parla davanti allo specchio e si ripete più volte, stai parlando con me, stai parlando con me. Lui lo fa anche davvero sul set, a volte ha una battuta e tra un ciak e un altro prova a ripeterla molte volte di seguito, cercando di attaccarla da varie direzioni e cercando di trovare qualcosa di nuovo, una spontaneità, una forza, e la cerca ripetendo più volte. Well, in fact, Stellan, one of the things that most distinguishes working with you for me is that when we set up a shot and the camera is rolling, you often say, let me do 3 takes running without cutting. And then you do 3 radically different interpretations of the same moment without breaking your concentration, where you dictate the time. Yeah. That has also to do with my fear, but it has also to do with you do a scene and then you say, thank you, thank you, thank you. Everybody talks about it, they change lights, and then you go at it again and you go, and all the anxiety, the fear starts again. Okay, you got to be good now, and everything becomes stiff and strange. But if you do the scene, just go back and forth, back and forth, back and forth. You loosen up and strange things start to happen. And it's always in the irrationality that the life starts to bubble a little. I do that with all directors. I mean, it's, even on the big popcorn movies, I constantly ask, can I do 3 takes in a row? And it's even cheaper for them, because you don't have to wait. It goes faster, and they get better material. And then the director has a lot of different colors to choose between, because
Not even the director knows what film he's making until he's made it. He knows where he's heading, but he discovers so much in the process that he doesn't know. Sometimes he has to alter the order of scenes, or he realizes that the temperature needs to be cooler in one scene or hotter in one scene, and the tempo has to be different. And then it's good for him to have a lot of different variations. Well, when I did Good Will Hunting with, let's do that first. Okay. Yeah. You're very good. I'm really impressed. Thanks a lot. Thanks, Jesus. But I know your cinema a lot, so that helps. Sì, Jonathan diceva, e questa cosa mi fa pensare a quando siamo sul set e io sto iniziando a girare, tu mi dici posso farne tre di seguito senza tagliare la scena, e dai tre interpretazioni molto molto diverse di quella battuta. E lui ha risposto sì, ma questo ha a che fare di nuovo col panico, con la paura, perché è una questione anche di concentrazione. Penso che se poi si cambia la scena, o poi appena ho detto la mia battuta, poi se ne parla, poi si cambia qualcosa e allora devi rientrare nella parte, tutto diventa più rigido. Invece dirla tre volte di fila, c'è qualcosa che ribolle internamente, c'è qualcosa che ti può far trovare appunto quella vita di cui parlavamo. E questo accade anche quando si girano i grandi film, i grandi blockbuster hollywoodiani, perché dicendo una battuta, la stessa battuta tre volte in maniera molto diversa, si ha anche la possibilità di dare al regista del materiale molto diverso, una paletta di colori e del materiale che lui poi avrà a disposizione quando deve montare, perché se ci pensate, a volte neanche il regista sa bene che film sta facendo finché poi non vede quello che accade. Magari poi decide che vuole alterare le scene, decide che una scena c'è un'atmosfera troppo fredda o troppo calda, o c'è il ritmo sbagliato. Quindi dandogli tutto questo materiale tra cui scegliere, lui può indirizzarsi verso il film che vuole fare. In fact, it's so rich sometimes what happens when you do that, that there's a moment in Last Words where I've included two radically different variations of the same line, and even though they're completely different, because you were coherent with yourself, I left them both in, as if suddenly you had a different idea about the same moment, mm-hmm. as your character rather than as an actor. That's cool. E questo mi fa pensare a quello che è accaduto in Last Words. Ho deciso di lasciare due variazioni molto diverse tra una battuta e un'altra, due variazioni molto diverse della stessa battuta, come se fosse stato il tuo personaggio ad avere un altro modo, ad avere un'evoluzione dello stesso concetto in due modi diversi. But that has of course to do with, you have to have faith in your director, you have to believe in your director. First of all, you shouldn't work with the director if you don't believe with him, unless it's an industrial production of one of those big ones. Then you can give the director so much to choose between, and you can trust him with, he will get something that fits his film. And like Jonathan had me say a line twice, which I didn't do. That is fine. When I did Good Will Hunting and Robin Williams, he did so many different colors in each scene, after take, that Gus Van Sant would have been able to cut almost any kind of person out of that material. He could have made him a farcical, funny guy, or he could have made him a cynical idiot, or a depressed, suicidal old man, whatever he wanted, because he had so much material. So he could fine-tune it. But you need a good director. If you don't have a director you trust, you probably have to be rather precise. Sì, la prima cosa comunque è avere fiducia nel regista. Non bisogna fare il film con un regista nel quale non si crede. Quindi se si ha fiducia, gli si può dare tanto, gli si può dare tanto materiale tra cui poi lui sceglierà. Nel film Good Will Hunting, il film di Gus Van Sant, Robin Williams ha dato a Gus Van Sant talmente tanto materiale tra cui scegliere, che il suo personaggio poteva poi essere veramente qualunque cosa. Poteva essere un personaggio estremamente divertente, un idiota cinico, poteva essere un depresso con manie suicide, poteva essere qualunque cosa. Il regista poi riesce
ad accordare e a trovare il suo personaggio da tutta questa generosità di materiale che noi gli diamo, però deve essere un bravo regista di cui ci si fida. So, Stellan, since we're coming to the end, I want to ask you about a film of yours that I just discovered recently, which now has become, I hate to say it, one of my favorites of yours, Mamma Mia, which I'd never seen until a few weeks ago. And which one of them? I saw both of them, can you believe it? And thinking about this idea of you being constantly in a state of panic and fear, which is one step from humiliation, which I think is something that we both live very close to. Was that the hardest thing you've ever done, to sing ABBA songs in public? Yeah, and you said that sort of this fear creates something good. It did not. It didn't help at all. But you can imagine, I can't sing. I've never sung, and I cannot sing. And then suddenly I say yes to this thing because it's so different from everything else I've done, which everything else is too. But then me, Pierce Brosnan, and Colin end up in a studio in London to do pre-recordings with Björn and Benny. You could translate that for us. Dice Jonathan, in realtà non ci crederai, ma ho visto il film Mamma Mia solo due settimane fa, credo che sia una delle tue interpretazioni che preferisco. E parlando di panico e di paura, che è molto vicino alla paura dell'umiliazione, ecco, ma com'è stato cantare delle canzoni degli ABBA in pubblico? Ti ha fatto accadere qualcosa, quindi sicuramente era una condizione scomoda. E lui dice sì, io proprio non so cantare, e questa cosa non ha, da questa paura, da questa posizione scomoda sicuramente non è nato niente di buono. E mi sono ritrovato in uno studio a registrare con Pierce Brosnan, e ho perso l'altro nome, Colin Firth. And davanti a quelli dell'ABBA. Yeah. So, and I can honestly say I've never experienced that much dense fear in a room ever. And the three of us, we were looking at each other, and we did not feel more comfortable by seeing those other pale faces. Cioè, vi assicuro che non ho mai provato uno stato di terrore come quel giorno con queste tre persone, e non ci aiutava neanche guardare che eravamo tutti assolutamente terrorizzati. But Björn and Benny, those very generous artists, they know their music and they know how to do it, and they saw our fear and they made sure we felt good, and they said we can fix everything in post. You don't even have to hit the note. We can fix that afterwards. So go ahead, have fun. And that helped. E ovviamente gli ABBA però sono stati generosissimi, hanno detto ma non vi preoccupate se non sapete cantare, fate qualcosa poi si aggiusta tutto, e quello ha aiutato molto. So, can we ask you to sing now? Mamma Mia? Well, you can ask, but you won't hear a tone from me. Dice, possiamo chiederti di cantare? Dice, sì, potete sicuramente chiederlo, non è detto che lo farò. And that's a perfect example of what happens between a director and an actor. Yeah. Esempio perfetto di quello che accade tra un regista e un attore sul set. The director asks for something outrageous, and if the actor is smart enough, he says no. Il regista chiede qualcosa di incredibile, di spaventoso per l'attore, e l'attore si rifiuta di farlo. Quindi sei intelligente. If he's smart enough. Well, sometimes your instinct is to say no when you really should have said yes. You're just uncomfortable and a coward and everything, but so you should get out of your comfort zone. Ma a volte il tuo istinto, which I did in Mamma Mia. A volte il tuo istinto ti dice di no, ma avresti dovuto dire di sì per uscire da questa zona sicura, dalla tua comfort zone, e quindi è quello che io ho fatto poi in Mamma Mia alla fine. Gianluca, facciamo adesso delle domande o siamo al limite? Ma sì, abbiamo 10 minuti. Can they ask? Yes, that's what I was. Q&A. Una domanda, cioè se siamo al cinema ritrovato, tra l'altro l'edizione di quest'anno è un'edizione molto con tanti film interpretati da straordinari attori, forse più che mai quest'anno è un'edizione di straordinaria interpretazione. Questa sera c'è Serpico,
Al Pacino, e se, se ha un suo personale pantheon di grandi attori, di attori che ammira, di attori che, di cui ha sempre voglia di vedere dei film, o se invece questo non è un motore della sua, della sua, della sua arte. Well, of course, it's a motor, because I am less interested in explosions than in humans, which means that I need to see films where humans are portrayed in an interesting way, and that takes interesting actors or brilliant amateurs. Some actors were upset when Björk won prize in Cannes for Dogville, because they said, she's just an amateur, she's not an actor. And my only response to that is, yeah, but she was better than you. Sono sicuramente meno interessato nelle esplosioni al cinema di quanto lo sia nel vedere dei ritratti di esseri umani. Mi interessa l'essere umano, l'aspetto umano, e quindi per avere dei grandi ritratti di esseri umani ci vogliono delle grandi performance di grandi attori, o di grandi attori che non lo fanno di professione. Mi ricordo quando ci fu tutta quella polemica a Cannes, quando Björk vinse la Palma d'Oro per la migliore interpretazione femminile con Dogville, e dicevano, ma non è neanche un'attrice. Dancer in the Dark, e dicevano, ma non è neanche un'attrice. Io ho detto, sì, non è un'attrice, ma è sicuramente un'attrice migliore di te, attore professionista. But I must say that sometimes I get depressed when I see a very, very good actor that is of the kind that has rehearsed really, really good in front of the mirror at home and comes and delivers like a solo. And you see the skill, as Goethe said, man merkt die Absicht und wird verstimmt, which means that you see the intention and get depressed. And so sometimes the shine of brilliance from a performance can kill it for me, because it has to be like life. A little flawed, a little unpredictable and dangerous in a way that you cannot really plan. A volte si vede un attore che arriva sul set e si capisce che si è preparato moltissimo, si è esercitato tantissimo, e questa intenzione, questo impegno sono veramente palpabili. A volte uccidono questa ricerca della perfezione, uccidono la performance, e deve esserci qualcosa di molto, a volte dei piccoli errori o qualcosa di pericoloso, qualcosa di non previsto, qualcosa di non finito, che possono creare un'interpretazione davvero potentissima. Magari se qualcuno c'ha una domanda per Stellan, avete coraggio? Oh, they know everything already, what I'm thinking. So. I'll try to ask this in my funny English accent. Okay. If you have to choose a new job for you, if you have to get away, step away from the entertainment industry, what career path would you like to take? What job would you like to do for a living? I don't know, but the problem is probably because I wouldn't be capable of doing much. But I had a rather depressive period where I think I'm not going to do this anymore. I don't want to do this shit. And I was thinking, what am I going to do? I'm going to move to France and grow beets. And of course I can't grow beets. So it was just a stupid thought. But I don't know what I would do. Maybe cook. I can do that. Mm,
dice qua non so perché penso di non essere veramente bravo a fare molto, a volte ho pensato in momenti un po' di depressione, adesso cambio vita, vado in Francia e coltivo le barbabietole, però ovviamente io non so coltivare le barbabietole, quindi non sarei capace, forse cucinare. Che fa molto bene. Altre domande? Lei ha fatto il film in ordine di apparizione, poi è stato fatto un remake, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Com'è stata questa esperienza? L'ha visto il secondo film? O com'è il fatto che un film che uno sente magari proprio viene poi rifatto con un altro attore? Cecilia, tu sai quale film? I know. A couple of films I've done have been remade. The first was Insomnia, that Christopher Nolan did a remake of, with Al Pacino. I haven't seen that one, but I heard it's pretty good. And the other one, it was the same director, my old friend Hans-Petter Moland, who did a remake of a film called In Order of Disappearance, that he did an American remake with Liam Neeson. I haven't seen that either, so I don't know if it's better or worse. But I have no sort of moral thoughts about it. If you make a film in a Scandinavian language, you have a language base of maybe 8 million people or something, or 10, and you know it's not going to travel very much. And if someone wants to do a remake, it's fine. The sadness is when they take a European auteur that has a success with a film, because it is by a European auteur. It has personality, it has its own life, it is daring, it's new or something. And then they say, wow, that did well, didn't it? Let's do it again, but take away everything that doesn't sort of fit us properly, that is too extreme, that is too dangerous, and they take away everything that was the film, and then it's sad. But it's their problem, really. Dice sì, è stato fatto un remake da Christopher Nolan nel film Insomnia con Al Pacino e con Robbie Williams, e non l'ho visto. E anche il mio amico, regista con cui ho collaborato moltissimo, Hans-Petter Moland, ha girato questo film In Order of Disappearance, un remake. Anche quello non l'ho visto, ma non credo ci sia niente di male nel realizzare dei remake quando si fanno dei film in lingua scandinava. In una lingua scandinava sappiamo già che avranno dei limiti, che non potranno valicare le frontiere della distribuzione, quindi non ci trovo niente di male. Quello che trovo molto triste, soprattutto quando siamo davanti a dei film europei che magari sono nuovi, giovani, hanno personalità, sono vivi, che sfidano un po' le convenzioni, e che si dice, ma questo film è andato davvero molto bene, rifacciamolo, e nel rifarlo per cercare di entrare in un formato si iniziano a lavare via tutte queste qualità, quindi l'aspetto della novità, dell'essere un po' pericoloso nello sfidare gli schemi, quindi si toglie l'anima di questo film alla fine nel remake. I was in a remake actually of the Swedish film Girl with Dragon Tattoo, that was a pretty good Swedish film, but I think Finch's film was better. Some people think the reverse, of course. But the difference is for them was, if I mean, I liked Finch's version. And of course it was seen by another 100 million people. Anch'io sono stato protagonista di un remake, The Girl with the Dragon Tattoo, rifatto da David Fincher, che è un regista che mi piace moltissimo, e credo che in realtà questo sia stato il giusto modo di interpretare la saga di Steve Larsen, e credo che in questo modo un altro buon centinaio di milioni di persone hanno visto il film. No, but usually it has to do, I mean, the Dragon Tattoo in Swedish was a normal, good thriller film. It was nothing personal or exceptional, but you cannot
have somebody in America remaking a Lars von Trier film and hope that it's going to be just as good, because they're not him. Lars said to me, he said to me, Stellan, I know what films I'm making. Yeah, what is it, Lars? What are you making? I'm making the films that are missing in film history. Dice l'originale della ragazza con The Girl with the Dragon Tattoo, il film svedese, era un thriller solido, ben fatto, ma non c'era niente di davvero molto personale. Quindi in questo senso penso che l'interpretazione di Fincher sia valida, sia giusta, ma non si può avere un remake americano di un film di Lars von Trier. E Lars von Trier mi ha detto e ha fatto un'imitazione, ovviamente, la sua voce. Io so che film sto girando e che film voglio girare. Voglio girare i film che mancano dalla storia del cinema. So I think we have to wrap up. So Stellan, thank you so much. Thank you for your patience. Dobbiamo ringraziare Stellan, dobbiamo chiudere, dunque magari se volete ringraziarlo per la sua presenza. È un grande onore avere Stellan qui con noi. Thank you. Grazie Dante, grazie Gianluca, grazie a te Cecilia.